Contro un'Atalanta galvanizzata dai 6 incontri positivi, nessuno in Serie A ha fatto meglio dei bergamaschi, ci sarebbe voluta l'Inter dei tempi migliori. Invece i nerazzurri, reduci dalla sconfitta nel derby, cercavano con una squadra rimaneggiata un rilancio a Bergamo dove non vincono da 10 anni. Trapattoni, oltre a Ferri e Mataus, deve rinunciare a Mandorlini, vittima di un malanno all'ultimo momento. Al decimo perde anche Klisman, che prima di impegnare Ferron in tuffo era entrato in contatto con Prandelli riportando una ferita per la cui sutura sono stati necessari 7 punti. L'Atalanta, ben disposta in campo, tiene testa agli assalti degli interisti ed appena può si lancia in avanti. Stromberg si rende protagonista di una bella discesa e dal fondo mette in area, dove Evair di testa è puntuale con la conclusione a rete che porta in vantaggio i bergamaschi. La reazione dell'Inter sembra non trovare sbocchi positivi, sino a quando su corner di Matteoli Serena di testa indirizza verso Ferron. Sulla palla si stende Berti, che riesce a deviare in rete. È il pareggio. Nella ripresa parte subito in avanti l'Inter, che però non riesce a concretizzare la superiorità territoriale. Serena serve bene Morello, che sbaglia però la conclusione dai 7 metri. Poco dopo è ancora Morello a mandare alto da buona posizione. L'Atalanta si limita a contenere le sfuriate interiste, salvo rari tentativi in contropiede. Su uno di questi ottiene una punizione poco fuori dall'area. Madonna calcia alla perfezione, infilando l'angolo e lasciando Zenga immobile a guardare. È il gol della vittoria, perché gli ultimi assalti interisti non riusciranno più a modificare il risultato. Sentiamo i protagonisti al microfono di Marco Civoli. Nicola Berti, gran partita la tua, gran partita dell'Inter, direi complessivamente, visto le assenze che avevate. Però questo gol di Madonna vi ha un po' disilluso, vi ha un po' tolto ogni voglia. Sì, ha rovinato un po' tutto, ecco. Diciamo che oggi siete un'altra bellissima volta, si vede come il calcio assurdo, ecco. Dopo un secondo tempo disputato alla grande, con tantissime occasioni, l'Atalanta non ha mai tirato in porta, non ha mai creato un'occasione da gol. Walter Zenga ha dovuto fare solamente 2 uscite su palloni lunghi, cose di normale amministrazione, poi dopo vai a prendere il gol su punizione, e appunto quando non ci sono incriminazioni da fare, ancora ti arrabbi ancora di più. Stromberg, abbiamo fatto una buona partita, soprattutto il primo tempo. Dopo il secondo tempo Inter si è messo in difficoltà, però oggi le cose giravano per il verso giusto per noi e siamo riusciti a vincere con un po' di fortuna.